Sono una paziente affetta da mielodisplasia trilineare, al momento in cura con eritropoietina. Qualora non facesse più effetto, quali farmaci sono efficaci? Ale? Ale, Sì, Ale. qui c'è Sì. un, Ti lascio diciamo, quelle facili, le faccio io. grazie, professore. Sì, grazie. Vai, vai. Qui c'è un discorso un po' di indicazioni, nel senso che non è tanto il fatto della dispesa trilineare quanto in questo momento, diciamo, dalle nostre latitudini, parti in Europa, diciamo, governa il rischio. Allora, se un paziente ha una patologia che lo individua in una categoria di rischio alto, e questo significa dispasia trilineare, ma un numero di blasti nel midollo che noi non conosciamo in questo caso, al di sopra di un certo valore, eventualmente la presenza di una anomalia di quei cromosomi di cui parlavo prima, e allora il paziente è candidato a fare il trattamento con l'azacitidina, che spesso in una percentuale pari a circa il 30% dei casi può risolvere una citopenia periferica. Se viceversa questo non è, e il paziente non rientra, e non credo che rientri in questo caso perché altrimenti la signora lo avrebbe detto, nella categoria dell'elezione del 5Q, non rientra nella categoria del sideroblasto ad anello, in questo momento l'alternativa all'eritropoietina che fallisce è la trasfusione, cioè la terapia di supporto. E È c'è la poi un'alternativa, ferrochelazione. certo, e c'è poi anche, ovviamente, è stato già ricordato prima, la possibilità, probabilmente la necessità in un caso come questo di essere arruolati in uno studio clinico sperimentale che permetta la possibilità di ricevere farmaci nuovi, e Non questo indicazione. chiaramente è, diciamo, è molto importante. Ribadirei questo concetto. Qualche volta i pazienti familiari hanno un po' paura quando sentono il termine sperimentale, lo studio clinico. Invece lo studio clinico rappresenta una condizione in cui al paziente viene data la possibilità di poter utilizzare un farmaco che ancora non è stato approvato, ma che, diciamo, gli studi precedenti hanno documentato essere potenzialmente efficace e potenzialmente poco tossico, e questo chiaramente è un'opzione che va esplorata in situazioni, diciamo, con scarsità di possibilità terapeutiche, come quella a cui faceva riferimento questo ascoltatore, questa ascoltatrice. E soprattutto bisogna considerare che, per rassicurare chi aderisce ad uno studio clinico, che lo studio clinico è probabilmente la modalità in cui il paziente è più, fra virgolette, protetto e più controllato, ha una serie di valutazioni periodiche che ne consentono un monitoraggio molto stretto, molto approfondito, e che quindi, diciamo, come dire, viene quasi curato, fra virgolette, meglio nell'ambito di uno studio clinico, perché lo studio clinico, essendo avendo dei criteri molto rigidi per quanto riguarda il monitoraggio dei pazienti, la somministrazione dei farmaci, rappresenta appunto uno standard di trattamento molto molto elevato.